Mister Bagnoli, come sempre un piacere ritrovarla, specie quando si scende in campo per fini benefici come oggi, perché gli ex gialloblu sono scesi in campo a favore della lotta contro malattie polmoni. Siccome facciamo parte dell'associazione è giusto che sia così. Ecco, c'è la pausa del campionato, Verona che in queste prime 7 partite ha raccimolato appena 4 punti. È un campanello d'allarme secondo lei oppure è semplicemente un avvio di stagione con qualche difficoltà di troppo? Ma io penso sia conseguenza della mancanza di certi giocatori, perché insomma da quello che adesso io seguo anche sui giornali ci sono 7-8 giocatori di quelli importanti, insomma. Toni su tutti ovviamente. Toni su tutto, ma anche poi quando han preso un altro attaccante che aveva anche lui, e anche Pazzini, bravissimo. Anche lui, insomma, adesso c'è, mi pare di aver letto che probabilmente con l'Udinese. Con l'Udinese ci sarà, insomma, ecco, ma però per l'amor di Dio ci sarà, però non so se sarà pronto, ecco, però l'importante è quello, insomma, ecco. Anche perché numericamente parlando Mandorlini ha avuto qualche difficoltà nell'ultimo periodo. Insomma, la squadra c'è, insomma, se non ci riprendiamo fra una domenica, ma fra un mese o due, dico, sicuramente il Verona sarà sicuramente in un'altra situazione. Ecco, quindi è inutile fare troppi allarmismi, semplicemente no, un periodo negativo, null'altro. No, io penso, non penso, perché soprattutto perché conosciamo la rosa della società, insomma. Ecco, le qualità non mancano, infatti. Le qualità non mancano, insomma. In ultima le chiedo, di questa nuova Serie A, che idea si è fatto? È il Napoli che è partito male, poi nelle ultime partite invece grazie a mister Sarri. È difficile farsi un'idea, perché la Juventus che è sotto la metà della classifica, e l'Inter e il Milan che fanno fatica, le squadre tradizionali, certo. No? Ecco, quest'anno non è che la Fiorentina l'ha già fatto altre volte, però insomma quest'anno la sorpresa forse è la Fiorentina, insomma, ecco. E il Napoli è sempre stato più sempre più c'è da aspettare, io penso, per vedere, insomma, cosa faranno sia l'Inter che il Milan, ecco.